Come mai il problema dell'energia è un problema nuovo per l'ICT? In Italia, Telecom Italia oggi consuma circa lo 0,7% di tutta l'energia elettrica nazionale. Quando abbiamo iniziato, quando i colleghi ancora prima hanno iniziato a cercare di ottimizzare i consumi, eravamo sull'1,5%. In pratica, come Telecom Italia, siamo il secondo consumatore nazionale di energia dopo le ferrovie e non vogliamo diventare il primo, vogliamo uscire dal podio. In generale poi nuove tecnologie hanno ancora aumentato, internet, data center in particolare, gli apparati ICT a casa dei clienti, questi nel loro insieme hanno ulteriormente aumentato quelli che sono i consumi, e quindi ICT è importante come soluzione per un mondo più verde, per ridurre i consumi negli altri settori, ma essendo anche un consumatore importante, più o meno si parla del consumo dell'ICT o delle emissioni di CO2 legate all'ICT come comparabili a quelle dell'aviazione, del trasporto aereo. Quindi grandi lato positivo, ma anche grande necessità di far pulizia a casa propria. Quanto pesa l'energia in termini di bilancio sulle spese di un'azienda ICT? Pesa veramente tanto. Telecom Italia come costo di energia è ben superiore ai 300 milioni di euro all'anno, solo in Italia. Con una congiuntura, quella che viviamo, comunque le prospettive che viviamo in cui il costo dell'energia tenderà, c'è da aspettarsi che salga ulteriormente, è assolutamente vitale contenerlo. Quali sono le principali fonti di consumo in termini percentuali assoluti per un'azienda ICT? Consumi di energia principali per Telecom Italia, cominciamo a parlare di Telecom Italia, sono per più dell'80% dovuti agli impianti, ai sistemi di telecomunicazione, quindi gli uffici, laboratori richiedono circa il 10-15%. In quel 70% rimanente la maggior parte è sulla rete d'accesso, la rete più capillare, quindi la rete fissa, le linee ADSL o gli SDN o di telefonia normale, che sono diciamo distribuite in più di 10.000 centrali in tutta Italia. Una parte che sta crescendo è quella della rete radiomobile, quindi le 15.000 stazioni radiobase di Telecom Italia rappresentano circa il 15% del consumo globale. Un 10% però in salita è dato dai data center. Come si può ridurre e ottimizzare il consumo di energia e quali sono i settori in cui ci sono stati maggiori miglioramenti? Prima cosa, bisogna essere consci del problema, saperlo misurare, sapere che esiste, e naturalmente a quel punto si possono trovare molte soluzioni. Quella che consideriamo la soluzione primaria, visto che il tutto si basa sugli apparati, sull'innovazione e su apparati sempre più efficienti, e visto che gli apparati e l'innovazione non avvengono solo su scala nazionale, ma neanche regionale, neanche più a livello europeo, si deve agire su scala globale in standardizzazione. Quanto aumenteranno in previsione futura i consumi delle aziende ICT? Se parliamo di Telecom Italia, l'obiettivo è una diminuzione. Negli ultimi anni abbiamo vissuto una situazione circa stabile, pur a fronte di grossa espansione sia della larga banda, ADSL in particolare, sia anche dei data center, quindi dei servizi per internet. Però tutte le azioni che si stanno sviluppando mirano ad un abbassamento, ad una riduzione netta. Questa potrebbe essere ad esempio con la Next Generation Network, quindi la nuova rete ultra veloce, in cui si potrebbe arrivare a spegnere le vecchie centrali, che sono poi circa il 50% dei nostri consumi.